quando mi sono resa conto che c'era tutta questa plastica negli oceani ed era una cosa enorme, non mi sono data pace e ho sentito l'urgenza di impegnarmi in questo progetto. Il mio intento era quello di comunicare questa realtà invisibile attraverso un'immagine e questa immagine è stata l'idea dello Stato. Cioè, siccome ci sono queste chiazze nel mare che sono 16 milioni di chilometri quadrati in tutto, quindi la grandezza di un continente, ho pensato di farlo diventare uno Stato. E adesso è il secondo Stato più grande al mondo. L'ho presentato all'UNESCO, ho fatto la dichiarazione e poi dopo questo Stato ha vissuto un po' in tutto il mondo. E poi ultimamente ho immaginato che cosa potrebbe trovare un archeologo nel futuro, fra 1000 anni, e i nostri resti saranno plastica. E quindi ho fatto delle installazioni in posti, luoghi archeologici molto importanti, tipo l'isola di Mozia, e adesso ho questa grande installazione sul Foro Imperiale a Roma, dove ho costruito dei finti resti di una città, di un palazzo, e questi resti però, se visti dall'alto, formano la parola help, un grido di aiuto della nostra civiltà verso chi ci può aiutare.